Ciao ragazzi, buon venerdì 31 di marzo. Ho aspettato un po' a fare questo video, arriva tardi oggi perché volevo un po' vedere l'esito dell'incontro tra Scaroni e Sala. Probabilmente, insomma, ma essere ascoltato prima l'avrebbero già saputo prima, però probabilmente al Milan, insomma, le notizie degli ultimi giorni hanno fatto capire che la colata di cemento c'è, ma è da parte del mondo politico milanese rispetto al progetto. Progetto che tra l'altro il Milan costerà soldi, costerà tempo, che nessuno rimborserà. Adesso ne parliamo. Pollicione se vi piace il video, iscrizione se vi piace il canale, campanella per le notifiche. Se anche voi siete disgustati dalla piega che sta prendendo questo paese, mettete un pollicione, iscrivetevi perché qui ogni tanto ne parliamo. E dalle altre parti no. Io finché si potrà cercherò di parlarne perché non riguarda solo il Milan. Certo, lo stadio in sé per il Milan è importante perché garantirebbe fatturato, garantirebbe un calciomercato serio per rinforzare la squadra. Competizione con le altre più grandi squadre europee, cose che adesso non è possibile fare. Quindi, chiaramente, poi anche semplicemente fruire di uno stadio con le comodità che in questo momento non ci sono a San Siro, dove, scusate il francesismo, ma non puoi nemmeno andare in bagno perché rischi di prenderti qualche brutta malattia vera, vera, non farlocca, qualche brutta malattia vera. E quindi questo sicuramente è l'aspetto che riguarda ciò che riguarda il Milan, ciò di cui ci occupiamo e di cui parliamo in questo canale, no? Però sapete che io ritengo che sia lo specchio di un momento storico in cui chi dovrebbe lavorare per questo paese in realtà lavora per altri. Io sono convintissimo di questo. Io sono convinto che un gruppo di potere esterno a questo paese abbia preso il potere vero, potere quello decisionale, e che semplicemente chi ha ruolo in questo paese non so se perché è sotto ricatto, non so se perché è ben finanziato, non so. Ma questo è facile da dedurre, non lavora per questo paese, ma lavora per qualcun altro. Io sono convintissimo di questo, pochi se ne sono accorti, pochi se ne rendono conto, è più facile seguire, no? Il gregge, è più facile non farsi domande, è più facile la dissonanza cognitiva, la rimozione, è più facile ragionare così, diciamo, si soffre meno anche, si soffre meno, è risaputo che chi non capisce un cazzo soffre meno degli altri, questo è chiaro che sia risaputo, no? Chi non ci arriva, ragazzi, non è che ci pensa troppo, non è che fa questi video, farà i video su il giocatore tale, prestito, Leao che rinnova di un anno. Questi sono i video che fa chi non vive questo momento storico ponendosi delle domande anche molto, molto, che danno pensieri, diciamo, danno molti pensieri. E quindi perché ritengo molto importante che anche questo sia un segnale di un mondo politico che non fa il bene dei propri cittadini, in questo caso milanesi. Vedete, chi non conosce la zona della Maura può pensare che ci sia un bellissimo parco in cui ci sono le piste ciclabili, in cui ci sono i bambini che vanno a giocare al parco. E no, sterpaglia. Il verde a cui si riferiscono questi personaggi qua, profondamente, profondamente pericolosi per questo paese. E per Milano in questo caso è sterpaglia. Stiamo parlando di sterpaglia. Non stiamo parlando di un verde bello curato, un parco bello curato, come magari ci potrebbe essere nel progetto che neanche vogliono vedere perché già si sono dichiarati contrari. Stiamo parlando di sterpaglia.
Stiamo parlando di una zona che fa schifo, che è abbandonata, fa schifo, fa letteralmente schifo. Chi capita a Milano vuol farsi così un'idea. Andiamo a vedere questa meravigliosa zona della Maura a Milano dove i cattivoni vogliono costruire uno stadio. Andiamo a vederla. Andate a vederla. Andate a vedere il degrado e l'abbandono di quella zona, che potrebbe solo che essere riqualificata da uno stadio nuovo, con un parco vero in cui sia fruibile e non sterpaglia. Sterpaglia. Ma questo loro non conta. Non gli interessa questo. Tant'è che sono già 29 contrari su 31 perché il progetto non lo vogliono neanche vedere. Quindi Scaroni per questo probabilmente sarà andato stamattina da quel personaggio là, che adesso gioca su due piani, perché lui fa finta di essere quello che potrebbe essere favorevole, lui fa quello che potrebbe essere favorevole, e tutti i suoi uomini sono quelli che devono sabotare il progetto, no? Questa è la meschinità anche che utilizzano, ma che io già da mesi denuncio, da mesi, dall'estate scorsa, ricordate i video dell'estate scorsa, quando tutti festeggiavano un nuovo progetto. Ma perché li ho capiti? Quando li capisci, è facile decodificare le loro azioni, è facilissimo. L'importante è capire dove vogliono arrivare, l'importante è capire per chi lavorano e come lavorano. Dopo tutto viene di conseguenza, è facile dopo decifrare tutto. Per quello io già l'estate scorsa vi dicevo: non credete a una parola, non credete a una parola del sindaco, non ci credete perché ci saranno i suoi a sabotarlo. Ci saranno i suoi a sabotarlo. Quindi Scaroni, probabilmente stamattina, conscio di questo, anche se un uomo sgamato come Scaroni, insomma, io penso lo dovesse già sapere da un bel po', mi delude anche molto Scaroni, perché insomma, continuare a sbattere la testa contro un muro, prima o poi te la spacchi la testa, no? Dovrebbe essere così, però probabilmente c'ha i suoi motivi per continuare a sbattere la testa contro il muro di Milano. Però ragazzi, è una cartina di tornasole di un paese che non fa più gli interessi di noi cittadini. Stamattina mi è capitato, sono andato a bere il caffè da mia mamma e sento parlare in televisione di carne sintetica, no? Adesso ognuno la può pensare come vuole. Anche lì, se impari a decodificare, lo capisci perché deve arrivare questa carne sintetica. E c'era uno di questi personaggi che non nomino perché mi fa ribrezzo, che è pagato per andare in televisione tutti i giorni praticamente, su ogni argomento lui propone la visione del gruppo di controllo, di potere, no? Per giustamente indirizzare il pensiero di chi ascolta da casa. E stamattina, dopo aver fatto per anni il virologo, oggi fa l'esperto di carne sintetica. E domani lo farà delle auto elettriche, poi della casa green, insomma, il suo lavoro è quello, è pagato per quello. Non lo nomino perché ho appena mangiato e potrei avere un urto di vomito. Cosa diceva stamattina questo personaggio? Diceva che è giusto che si lavori sulla carne sintetica e ha sbagliato il governo a proibirla in Italia. Perché? Occhio, beh, ascoltate bene, perché è un modo per decodificarli. Perché? Siccome la carne tra un po' costerà troppo per le tasche degli operai, della gente stipendiata normalmente, costerà troppo, non se la potrà permettere. Quindi la carne, quella, la fiorentina, il filetto, il controfiletto, lo scamone, quella carne lì se la potranno permettere solo loro. E quindi, per invece garantire le proteine animali anche a noi, poveri, poveri, poverelli, poveri, è giusto che ci sia la carne sintetica, perché loro ci garantiranno
di poterci anche noi nutrire di carne sintetica. Loro avranno il filetto, avranno la Fiorentina, noi avremo la carne sintetica, ma lo fanno per il nostro bene, capite? Lo fanno per il nostro bene. Lasciatemi 10 secondi senza parole, perché dovete capire che vorrei veramente non capire un cazzo, ragazzi. Vorrei veramente non capire quello che ci stanno facendo, vorrei veramente non capirlo. Speriamo lo abbia capito Scaroni e abbia mandato il sindaco dove lo manderei io. Ragazzi, oggi vi prometto che parlo di Milan, promesso. Però scusatemi lo sfogo, ma veramente è difficile, è veramente difficile. E vi ringrazio se mi sopportate, se sopportate. Capisco che siamo in pochi e quindi resteremo in pochi, però pochi ma buoni, pochi ma svegli. Ciao ragazzi, a oggi parliamo di Milan.